Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix e oggi andremo a recensire il nuovo Cavalcade XL, acquistabile su Super San Andreas a $1,665,000. Il nuovo Cavalcade XL è un nuovo SUV a 4 posti e si ispira alla Cadillac Escalade V. Non ci sono particolari curiosità, a parte il fatto che Rockstar per qualche stramotivo non ha blacklistato questo veicolo prima del rilascio, cosa che solitamente fa, permettendo agli esperti del famoso glitch della DMO di esportare questo veicolo e portarlo nell'online anche prima di oggi. In questo modo diciamo che quest'auto si è diffusa ovunque grazie agli incontri di autoraduni di vari content creators e giocatori di tutto il mondo. Molto curioso e particolare come caso, dato che solitamente queste auto prima della loro uscita non possono essere esportate nell'online manco grazie al glitch della DMO. Si dice anche che qualcuno sia riuscito a portare quest'auto nell'online anche grazie ad un glitch del colpo dello sfasciacarrozzi dei Duggan, visto che ad un certo punto gli stessi Duggan vi inseguiranno nel furto proprio con questo SUV. Dopo le modifiche possiamo passare al test d'aeroporto. Mantieni la calma, Willix. Che dire, velocità massima, accelerazione nella media, però devo ammettere questo SUV ha veramente un'ottima manovrabilità. Chiaro che si tratta della tipica auto usa e getta, che non consiglierei a nessuno, però ha un gran bell'aspetto, il prezzo è un pochettino alto ma neanche così esagerato e le prestazioni sono nella media. Consigliata? Sì, ma solo per il cazzeggio, nulla di più. Da una parte è anche un gran peccato, diciamo che è un po' uno spreco questa macchina, essendo che non possiamo mettergli né le modifiche dell'agenzia né le modifiche di AO, perché è un gran bel SUV comunque, con delle buone prestazioni e secondo me con le modifiche dell'agenzia più qualche blindatura sarebbe stato molto più interessante, ma così chiaramente è il tipico veicolo usa e getta. Già che ci sono in questo video vi dico direttamente le novità della settimana, visto che questa settimana non ci sono grandissime novità. Questa settimana abbiamo triplo guadagno su tutte le attività della community, anche se c'è da dire che col triplo guadagno la paga è ugualmente penosa e la stessa cosa vale anche per la modalità competizione a terra e sotterra. Diciamo che l'unico doppio guadagno decente della settimana sono i recuperi col caratterizzi dello sfasciacarrozze che vi permetteranno di guadagnare dai 50 agli 80k ad auto recuperata. Attenzione, sto parlando del carro attrezzi, non dei furti principali, dello sfasciacarrozze. A proposito di questa settimana abbiamo la Torero con il colpo del podio del casinò, la Dominator Asp con il colpo dei Duggans di Arena War e la Kanjo SJA con il colpo di McTony, che sarebbe quello della precisione della polizia. Il veicolo del casinò è la Tropos Rally, il premio dell'autoraduno è la Paragon R, dovete arrivare almeno secondi nelle gare dell'autoraduno per 3 giorni di fila. All'autoraduno potete testare la Jester, la Locust, la Nio e la Cucciu Drag di AO. Da Simeon potete testare la Cognoscenti 55 Armata, la Coquette Blackfin, la Zion Cabrio, la Warner e la Wolfsbane. Infine alla Luxury potete osservare la Cavalcade XL e la Phantom FR36.
Prova a tempo della settimana in questi punti della mappa. Oggi il furgone dell'armi si trova qui e presenterà queste armi per tutta la settimana. Infine, gli sconti della settimana sono 30% di sconto sulla Cognoscente 55 armata, sulla Coquette Blackfin, sulla Locust e sulla Nio. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere la vostra tra i commenti riguardo questa nuova macchina. Da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video.